L'Inter è galvanizzata dalla fantastica rimonta contro il Liverpool di 4 giorni prima. Sull'onda dell'entusiasmo travolge anche la Juventus e lo scudetto si avvicina. È il 16 maggio 1965. L'Inter vince sul campo della Juventus in un momento storico, perché la squadra di Herrera aveva appena rimontato contro il Liverpool, la grande rimonta in Champions League, e questa partita in campionato aveva contribuito a un'altra rimonta nei confronti del Milan, che a gennaio sembrava già campione d'Italia. E quindi è stata una tappa fondamentale che ha consentito all'Inter di vincere per l'ultima volta la Coppa dei Campioni e anche lo scudetto nello stesso anno. Prima avevamo voluto farcela col Milan e poi arrivava la Juve. Se tu la battevi, ecco che saltavi davanti. Ricordo che l'abbiamo lottata molto, con la Juve è sempre stata una partita molto, molto difficile, poi loro hanno sempre avuto delle difese forti, quindi era dura. Suarez segna di destro con una punizione da fuori area, un gol molto bello e molto importante perché l'Inter vince sul campo della Juventus. Qui rendiamo onore ad un grandissimo regista, ad uno straordinario calciatore che è Luisito Suarez. Luisito aveva un modo di calciare semplicemente straordinario, era lo specialista dei lanci da lontano, riusciva a metterti la palla a 50, anche 60 metri di distanza con una precisione che raramente ho rivisto poi nella storia del calcio da parte di altri campioni. Sapeva anche segnare dei gol importanti su punizione, ma soprattutto era il vero cervello della squadra, il pulsante che faceva scattare il meccanismo del gioco dell'Inter di Herrera. Luisito Suarez è stato un giocatore che ha segnato un'epoca, nel senso che per quell'arco di tempo, per 10 anni, fu sicuramente il più forte regista al mondo. Complimenti, allora ritenete di aver vinto il campionato con questa vittoria? Senz'altro, abbiamo fatto più bene il campionato della Juventus e oggi abbiamo meritato di portarci 2 punti. Ma la Juventus ha attaccato forte nella ripresa? Perché noi avevamo 2 infortunati e abbiamo giocato 9 il secondo tempo.